facendo un bel applauso a Sor Cuforesu e Ismo Staglionis di Sestu. Loro arrivano verso di noi pian piano e la dinamica della rappresentazione carnevalesca di Sestu è basata essenzialmente sulle pantomime de Sor Cuforesu e Ismo Staglionis. Sor Cuforesu è una maschera zoomorfa, ha lunghe corna sul capo, è avvolto in una pelle nera e cammina carico di campanacci. Gli anziani del paese lo ricordano nelle parodie carnevalesche antecedenti la Grande Guerra. C'è una corda che lo lega alle altre figure del carnevale sestese che durante il tragitto lo percuotono, costringendolo infine a cadere a terra esanime. Sarà a quel punto che alcuni mustaglionis battono le canne attorno a lui al grido Sor Cuforesu Pedizzoi. Il corteo sestese piano piano si avvicina al centro dello spazio dove avverrà appunto la rappresentazione nelle sue dinamiche su queste pantomime che abbiamo annunciato. Il tutto si concluderà con una manciata di paglia e un rivolo d'acqua gettati per terra che in qualche modo faranno risorgere la figura di Sor Cuforesu per ricominciare. Un'atmosfera magica e rituale, una maschera animalesca destinata al sacrificio, sonagli apotropaici, canne sbattute, fazzoletti color lutto, strumenti sacrificali, spiriti dei campi e della fecondità, morte cruenta, acqua, terra e rinascita. Sono questi gli elementi essenziali su cui si interna questa rappresentazione, probabile residuo di un arcaico culto agrario atto a risvegliare la forza germinatrice della natura. Thank you.
silenzio scandita dal rumore di questi suoni prodotti, e poi l'acqua e poi la paglia, quegli elementi che hanno consentito alla figura di risvegliarsi e quindi di riprendere a vivere, di ricominciare, così come accade con il ciclo della natura. Salutiamo con un bel applauso gli amici di Sesti. E vi ringraziamo per essere stati con noi. Un applauso per Sesti. Vedremo come ci sono tratti comuni alle diverse rappresentazioni che ricondurrebbero a una teoria che appunto annovera a questo ciclo della natura, di morte e di rinascita, un po' quello che è appunto dei carnevali. Adesso vedete che loro tutti con questo ritmo concludono la rappresentazione. Complimenti anche a tutti gli interpreti del Carnevale di Sesto, che veramente inceneriscono e danno gioia davvero alla rappresentazione. Dicevo, vedremo tanti momenti apparire in questa serata, che noi concentreremo in un'ora circa di racconto.